Buonasera, guten Abend. Diese Sendung ist auf Italienisch. Questa trasmissione è in italiano e abbiamo l'onore di essere intervistati, o io di essere intervistato, dalla dottoressa Christine Büttner su un tema molto interessante che adesso ve lo dirà lei. Oggi è lunedì. L'8 dicembre 2014 noi trasmettiamo da Lipsia in Germania e siamo collegati con Christine, dottoressa Christine Büttner sul lago di Garda. Ecco. Buonasera, Cristina. Cristine. Buonasera. Ci si vede entrambi. Adesso si vede anche te, sì. Vediamo anche te. Ok. Allora, introduciamo brevemente il tema che vogliamo sviscerare un po' stasera. Sono io che mi sento onorata di poter intervistare te perché hai una grandissima esperienza in merito. E sento che qua, soprattutto in Italia, c'è proprio bisogno di questo nuovo e anche veramente rivoluzionario punto di vista su questo tema che sono le possessioni e l'essere posseduti. Ora, per poter entrare un pochettino a vedere in dettaglio di che cosa si tratta, se sei d'accordo, facciamo un po' anche una specie di definizione, cerchiamo di circoscrivere un pochettino di che cosa vogliamo parlare stasera. E solitamente quando si sente parlare di possessione, ovvio la prima cosa che viene in mente sono i preti esorcisti con la croce e l'acqua santa, gente che si butta per terra e che fa dei versi strani. Invece, la possessione è un tema molto più ampio e molto di più di questo. Vedremo anche dopo che parleremo addirittura della possessione di interi paesi e di governi. Questa è una cosa estremamente importante. Però per partire possiamo dire che l'essere posseduti o la possessione ha luogo quando il nostro vero essere inizia ad essere accompagnato, associato da energie estranee. Quindi parliamo anche di cosiddetti fatture e malocchi, che magari, ecco, io mi ricordo che quando abitavo ancora in Germania non se ne parlava nessuno, non è diffuso, diciamo, nella cultura teutonica, ma qui in Italia invece sì. E mi capita da circa 2 anni che anche nello studio sono sempre più a contatto con questa realtà dove arriva della gente e si fa questa autodiagnosi e dice: io ho una fattura, aiutami. Quindi in passato avevo, diciamo, parecchia confusione riguardo questo tema e ho cercato di trovare anche un po' le mie strade per poter aiutare. E diciamo la chiave di volta è arrivato quando invece ho sentito parlare te di questo tema, dove mi hai dato veramente dei spunti totalmente nuovi che non ho trovato da nessun'altra parte e che è molto in linea con quello che sto facendo, ovvero responsabilizzare le persone alla propria crescita personale, cioè tirarli fuori dalla loro situazione di impotenza e dargli il loro potere in mano. Quindi vorrei semplicemente un po' vedere insieme a te, innanzitutto, qual è la causa, perché possono accadere questi fenomeni. Cerchiamo un attimo di andare a vedere come nasce la possibilità che una persona può avere una fattura, un malocchio o essere posseduta. Grazie. Beh, è importante, penso, la base di questo tema è che tutto quello che succede, tutto quello che ci succede, ha sempre e solo uno scopo, quello di farci crescere.
quello di farci scoprire qualcosa di nuovo, quello di crearci un'avventura, anche naturalmente quando ci succede stiamo malissimo, non riusciamo a pensare, non riusciamo a comunicare, ci sentiamo impotenti di fare quello che vorremmo fare, però accettare un po' il fatto che è una sfida che la vita o noi stessi ci siamo posti per imparare qualcosa di nuovo, per riconoscere qualcosa di bello, per attivare dei nuovi poteri interiori, e ci dà già uno spiraglio di luce che ci dà un po' di speranza, che ci fa vedere che possiamo trasformare, possiamo cambiare, e che se qualcuno ci aiuta, come tu o come altri, tantissima gente capace di fare questo, o ci dà informazioni, riusciamo a percorrere quella strada, quell'avventura, quella ricerca del nuovo. E quindi penso che questa informazione sia molto importante per capire che dall'esterno non ci arriva niente se noi non vogliamo. No? Quindi non esistono forze esteriori che possono influenzare la nostra essenza se noi non l'abbiamo progettato nel nostro essere più profondo, forse inconscio, ma è sempre il nostro essere che permette e decide di fare questo. E quindi, Beh, ora alcuni sì. spettatori potrebbero dire: no, ma io questo non l'ho voluto, mi è capitato, mi è arrivato, io non l'ho cercato. Cosa dici a queste persone? Sì, l'importante, cioè, in tutte le consulenze che faccio c'è una specie di contratto all'inizio, no? Naturalmente possiamo aiutare, possiamo riparare un po', possiamo fare tanto, però se una persona veramente vuole trasformare, vuole capire, vuole cambiare, è importante, è un po' la base della comunicazione, del coaching, del colloquio o della terapia, quella di accettare che siamo esseri, ognuno di noi è un essere che ha capacità di creatività, di distruzione, di creazione, di trasformazione, e che quindi non siamo poi così limitati come pensiamo, e che il limitarsi crea un impedimento nella terapia, no? O nell'aiuto, o in fondo c'è la solita frase: aiutati che Dio ti aiuta, se non ti aiuti non ti aiuta nemmeno Dio. Quindi sì, so che questo è importante perché lo dicono quasi tutti, però lavorando un po' anche con le mie sorelle, con amici, parenti, facendo dei piccoli esempi, poi si capisce. L'importante naturalmente a livello intuitivo di capire come è successo, quando è successo, e se noi diamo queste informazioni precise agli interessati, poi cominciano un po' a capire e cominciano a vedere come funziona questo meccanismo. E questo è poi il contributo che possiamo dare nel far vedere che non solo come e quando è successo, ma anche qual è l'altro lato della medaglia. Quindi, se una parte del mio essere è stata occupata, è perché ho una forza, ho una capacità, ho qualcosa senz'altro di bello che nel momento in cui viene occupato si capisce che è qualcosa di importante, qualcosa che ha valore, qualcosa di bello, altrimenti non sarebbe stato occupato questa parte di me stesso o di me stessa.
Quindi, dando poi le informazioni su qual è l'altro lato della medaglia, no? Di questa capacità, generalmente la persona poi comincia un po' a realizzare che tutto quello che ci succede ha sempre due lati e capire l'altro lato, riconoscere, ricevere queste informazioni è il servizio che noi possiamo fare per dare più possibilità di capire, di riconoscere, di trasformare e poi di permettere all'operatore, all'operatrice, alla persona che ti sta aiutando di operare con successo. Quindi innanzitutto possiamo dire che questo fenomeno delle possessioni, dell'essere posseduto, lo possiamo vedere all'interno, diciamo, del nostro percorso evolutivo, oppure addirittura al servizio della nostra evoluzione. È così, Git, è questo. Assolutamente, ma anche se noi guardiamo la storia, anche guardando semplicemente la storia che leggiamo nei libri, la storia di occupazioni di stati, di città, di quello che è successo, quello che sta succedendo anche in tanti paesi del mondo, con queste guerre, con queste distruzioni, vediamo che anche a livello di città o di nazione, tutte le occupazioni che ci sono state in Belgio, in Italia, cioè la resistenza in Italia ha creato qualcosa di nuovo. Cioè dopo ogni evento storico di distruzione e occupazione, è sempre nato qualcosa di nuovo che ha creato una nuova cultura, un nuovo, Quindi modo di capire le cose. Quindi questo vale anche a livello individuale. già guardando la nostra storia possiamo vedere che comunque le possessioni, anche se hanno un periodo di sofferenza, di sacrificio o di lotta, alla fine partoriscono sempre una cosa migliore, una trasformazione, no? E se noi invece andassimo Git, ancora un passo indietro, che diciamo che innanzitutto, come mai accade che un paese oppure che un continente o che una persona viene posseduta? Come succede questo? C'è un legame appunto tra queste possessioni sia nel micro che nel macrocosmo? Io penso che appunto in ogni caso dare l'informazione di cui abbiamo parlato, apre già uno spiraglio di speranza, no? Ecco, adesso come succede? Io penso che, diciamolo così, generalmente nessuno ha interesse ad occupare qualcosa di estraneo, perché ognuno vorrebbe stare a casa propria. Tutte le energie, le persone, le entità, il cattivo, il buono. Quindi, se io occupo, facendo anche appunto una fattura, un malocchio, occupo qualcuno, poi sono anch'io co-occupato, perché non posso più uscire. Quindi, in situazioni dove non vogliamo, non capiamo, rifiutiamo di capire, di trasformare, quindi rinunciamo un po' a questi processi di trasformazione in corso e usciamo da casa nostra. Quindi c'è sempre qualcuno intorno a noi o nel nostro ambiente che vede questa possibilità, che in fondo si dice che i nemici sono anche amici in un certo senso, perché dai nemici si impara anche qualcosa. Quindi qualcuno nel proprio contesto vede questa possibilità e crea questo contratto di imparare a vicenda, di trasformazione, e quindi occupando
di occupare se stesso anche e di occupare anche l'altro. Quindi non so fino a che punto è un atto di forse cattiveria, forse sono energie estremamente negative, ma è un contratto che ad un certo punto si fa. Uno lo fa, apre la porta, permette e l'altro decide di occupare. Quindi Ovviamente per i nostri spettatori bisogna dire che questo è spessissimo un atto quasi inconscio, che sono anche cose che succedono velocemente e senza che io decido, ecco, di farmi occupare. però appunto ci sono tanti segnali. Prendiamo situazioni di separazione, per esempio, dove il dolore o la paura di perdere il marito, la moglie, il figlio, la figlia, cioè in situazioni estreme, non possiamo abbandonare il campo e non magari piangere o non capire o non trasformare o non sviluppare quelle così la compassione, la comprensione. Quindi sono situazioni così estreme dove diciamo no, non voglio, anche se io ho preparato, cioè ho già ordinato questo processo di apprendimento. Quindi sono queste situazioni dove chiudiamo, usciamo e non vogliamo imparare, no? Situazioni estreme che ci capitano a tutti e che capisco succede a tutti in un modo o nell'altro, senz'altro anche a me succede spesso o è successo spesso. Situazioni naturalmente non tanto importanti, non tanto estreme o come potrebbero essere. Però è sempre collegato appunto al discorso di bloccarsi, di autobloccarsi. Quindi uscendo di casa entra qualcun altro. Possiamo rendere ancora più palese per chi segue, per chi guarda adesso, in che cosa consistono queste scelte? Cioè, quant'è che c'è la possibilità che io scelgo oppure non scelgo e allora subisco una possessione? Intendi tipo, mi è stato fatto un torto? Invece di perdonare, rimango nella rabbia, allora c'è la possibilità che io venga posseduta o intendi qualcos'altro? Sì, mi è stato fatto un torto perché, perché c'è comunicazione, ci sono appunto relazioni e la vita, no? Quindi penso che mi hanno fatto un torto perché in questa relazione vogliamo equilibrare il rapporto, capirci a vicenda, quindi rifiuto di accettare questo momento di trasformazione, di capire l'amico, il partner o nel campo del lavoro il collega. E quindi questo rifiuto apre uno spiraglio, apre una porta, apre una situazione dove, per esempio, naturalmente queste possessioni possono essere a tutti i livelli, sia a livello solo dei corpi anima o di organi, oppure solo all'esterno, oppure in una parte speciale del corpo. E quindi, quindi queste occupazioni poi sono un'informazione, un'ancora per farci tornare di nuovo in questa situazione, per andare poi da Cristina o da qualcun altro, e per ricordarci che in questa situazione non abbiamo preso la responsabilità di quello che avevamo pattuito, di quello che le anime avevano deciso di imparare a vicenda, sia in un rapporto coniugale o di amicizia o di lavoro, e che quindi è importantissima questa occupazione, perché ci fa ricordare
che abbiamo qualcosa da mettere in ordine e in equilibrio. Tutto quello che non mettiamo in equilibrio crea per me e per tutte le generazioni che verranno problemi, dolori, malattie, malessere. Quindi l'igiene interna dell'anima, dei comportamenti, degli affetti è importante, non solo quando succede qualcosa, ma già dalla scuola, in famiglia, di continuamente, regolarmente avere incontri e di non ingoiare niente, quindi di vedere che tutto è in equilibrio, che il dare e ricevere è in equilibrio, che l'amore o l'affetto funziona sempre. Vediamo che in tanti sistemi familiari sono bloccati e poi non se ne parla più, e diventa sempre più difficile, diventa sempre più impossibile creare e capire, lo vedo in tantissime situazioni. E quindi questo è il campo dove si creano, cioè si crea un po' lo spazio dove può succedere. Però, appunto, dare questa informazione che è qualcosa di bello, facciamo il viaggio insieme, e dire anche cosa, penso che dà in ogni caso un po' di fiducia, che aiuta in ogni caso. Certo, potremmo fare, la miglior cosa è fare degli esempi, quindi se qualcuno dice, beh, io ho questo, questo, possiamo fare esempi abbastanza anche in trasmissione online, quindi nel chat o oggi o un'altra volta, non so quali sono le tue intenzioni, sono disposto a vedere una situazione dove, no? Si può. Beh, per esempio, lo possiamo anche, diciamo, inventarci lì per lì, perché comunque le situazioni sono spesso analoghe, no? Succede spesso che, ma allora si rompe una relazione di coppia, uno ha voluto la rottura, l'altro non l'ha voluto, no? E allora succede poi spesso che magari ancora dopo tempo il partner che è volutamente uscito dalla relazione si ritrova che, ma dice che sente ancora l'influenza dell'ex compagno, addirittura da me in studio veniva anche dalla gente che aveva delle sfighe molto palesi, che magari ogni 17 del mese accadevano o incidenti o altre cose. Quindi, come esempio pratico, una cosa così, ecco, tu cosa faresti? Che percorso proponi a una persona che dice io sono perseguitato da un'ex compagna o un ex compagno e ho la sensazione che mi ha fatto un malocchio. Ecco, io vedrei per prima cosa, insieme alla persona, comincerei a chiarire qual è il contratto che hanno fatto, no? Cioè, tutte le coppie fanno un contratto, o scritto o non scritto. Cioè, si sa, se ne parla, questo è il motivo per cui poi si sta insieme e si fa un contratto, no? E in questo contratto c'è scritto che ci comportiamo così, io ti do questo, tu mi dai questo. Possiamo vedere, possiamo fare anche esempi di questi contratti. E quindi chiarirei qual è il contratto fatto e quale parte del contratto non ha osservato, non ha rispettato la persona che viene perseguitata. Può essere che anche il contratto addirittura sia inconscio. Mi immagino, ad Sempre esempio, inconscio, sì. una Sì, donna è sempre inconscio. chiaro. Ah, perché, ecco, dice una donna che magari sta con un uomo ricco e allora avviene tipo come merce di scambio un rapporto sessuale e una coppia si basa su questo. Sostanzialmente, questa è una forma di contratto. Sei d'accordo? Sì, Oppure. ma questo lo fanno a questo livello la maggior parte dei contratti, pochi sono,
veramente in contatto con anima, da anima a anima. Chiaro, questo è un contratto generale, sì, lo si fa spesso. Sì, ci sono tanti particolari, io vedrei un po', interessante, potremmo fare una piccola ricerca e fare delle interviste individuali per vedere quali sono i contratti di coppia fatti e fare un po' una ricerca per vedere come funzionano, a livello incosciente naturalmente, ma... E poi ci sono delle cose che sono così importanti, che sono così questione di vita o di morte, perché uno dei due ha accettato, e quindi poi succedono cose molto strane, molto così terribili, perché questa parte del contratto importantissimo non è stata rispettata. Fai un esempio anche qui. No. Ma uno degli esempi principali, più facili, è il contratto di dirsi sempre tutto, no? Di essere sinceri, no? Di raccontare sempre tutto quello che, no? Un'altra parte del contratto può essere quella di accettare il sistema genetico familiare intorno a te. Quindi accettare la suocera, la famiglia. Altri contratti sono naturalmente di natura di dare e ricevere, quindi di divisione beni, no? Oppure quello di con i figli, non so, un figlio o una figlia in un modo speciale che prende un'eredità comune, quindi si tratta il figlio o una figlia in un determinato modo. C'è tutta una specie di, tutta una serie di contratti fatti dove se ne è parlato quando, prima di mettersi insieme, e che quindi poi, non rispettato i contratti, si cominciano a creare situazioni. Però appunto questo a livello di esempi, a livelli speculativi, vorrei fare volentieri qualcosa di... Però spesso non ci rendiamo conto che molti di questi contratti hanno connessioni a livello ereditario, no? Quindi succede magari cioè il contratto è stato già fatto a livello familiare, magari una persona che aveva un figlio che non è stato riconosciuto, perché succede spesso, no? Perché il paese non doveva saperlo, oppure un handicappato che è stato nel sistema familiare, che è stato isolato, nascosto, oppure relazioni nascoste. Cioè, spesso le cose molto gravi le vedrei a livello ereditario, a livello di famiglia, perché si ripetono, e quindi magari lavorando a livello di persona non si riesce a raggiungere le soluzioni, perché questo È lavoro una cosa grande. deve essere fatto a E livello più alto. le costellazioni familiari possono dare soluzione a un contratto che hanno fatto magari i miei bisnonni, che sono un contratto fatto veramente generazioni fa, può essere una soluzione? Beh, le costellazioni familiari fanno riconoscere, fanno capire, spesso c'è rilasciamento e chiarimento. Io preferisco dare informazioni sulla situazione iniziale, di guardare a livello intuitivo cosa è successo, e in ogni caso di dare l'informazione che l'altro lato della medaglia è quello di, per esempio,
di aprirsi alla compassione, perché quella è stata l'eredità negativa, oppure di aprirsi all'amore, perché c'è stato tanto odio. Cioè, il lato positivo della medaglia, questa informazione data a livello intuitivo, fa capire che finché non avrò attivato non avrò attivato il contrario, quindi il lato positivo del negativo che è successo, qualsiasi cosa può aiutarmi un po', però non risolve. Quindi, dando le informazioni precise, finché non avrai in un modo sviluppato questo tuo talento, che è il contrario, è l'altro lato della medaglia, tutti i tipi di terapie possono aiutarti un po', ma controlla tu stesso finché non avrai riequilibrato, quindi dato a Cesare quello che è di Cesare, dato al sistema familiare l'energia che mancava, finché non l'avrai fatto, sarà un percorso per capire, per svilupparsi, però i risultati arriveranno solo quando tu lo permetterai, quando tu avrai fatto il cambiamento essenziale e tu hai la possibilità di fare questo e chi ti accompagna può solo accompagnarti. E spesso poi arrivi a questa, diciamo, a questa decisione attraverso la sofferenza, no? Che stai male a tal punto che a un certo punto dici basta, io adesso voglio sviscerare, voglio capire perché sono finita in questa situazione, voglio cercarmi un accompagnamento. E quando tu dici a livello intuitivo si può poi aiutare la persona di portarla al talento che non sta esercitando, oppure alla qualità d'animo non vissuta, nella pratica, come si fa, come lo fai tu a dire, ok, arrivare alla conclusione che la quarta generazione antecedente alla mia ci è successo questo, questo, quell'altro, e io se voglio liberarmi devo uscire da questo schema, da questo contratto. Ma stranamente, generalmente io per 10-15 anni ho dato io queste informazioni, dato che da 15-20 anni lavoro, insegno, imparo. Esercito l'intuizione, quindi ricevo informazioni subito molto precise e insegno a come fare, no? Cioè come aprire i propri canali, come ricevere informazioni chiarissime. Ma negli ultimi tempi, da quando ho cominciato questa ricerca, ho continuato questa ricerca sulla scienza della salute, faccio delle domande. Per esempio, tu hai avuto l'asma da bambino, ma guarda un po', qual è l'altro lato della medaglia, no? Oppure, qual è il contrario dell'asma o del tuo mal di testa che hai sempre? E stranamente, la gente mi dà delle risposte, cioè, o mi dà a livello simbolico degli impulsi che mi fa capire che la persona sa di che si tratta, no? E Allora quindi mettiamo che, scusa, ti ho interrotto, finisci pure, poi dopo faccio la domanda. no, fai. Stavo pensando ad esempio, una persona arrivata da me in studio dicendo, ecco, io ho una fattura e tra l'altro mi cadono i capelli e ho magari, non so, male al cuore, no? Queste persone sono abbastanza terrorizzate. Quindi tu guardi direttamente il cuore e ti chiedi, ok, qual è la qualità opposto, cioè magari la capacità di amare, oppure nel caso di capelli posso dire magari sono associati al valore di se stessi o alla vitalità, e allora da lì parte la tua intuizione, o è un altro percorso quello che tu fai? Se io guardo adesso in questo momento, l'informazione che mi viene è quella di rispetto ai capelli, che nel sistema familiare è nata questa situazione,
vedo in questo contesto i capelli come antenne, quindi nel sistema familiare è il sistema di controllo nella famiglia che tutti stanno attenti, sono svegli di tutto quello che succede. Non c'è più stato, il sistema di controllo dell'amore, della comunicazione, quello che fa generalmente la nonna, la mamma o il padre. Quindi un sistema di antenne, di antenna, di capire, di stare attenti che la famiglia è felice, che è in equilibrio, che funziona bene. Questo è il primo punto che vedo. In questo esempio che mi stai facendo, quindi farei per esempio chiederei alla persona di fare un esercizio oppure farei delle domande se è cosciente su quello che sta succedendo nel suo sistema familiare, chi è in più, chi è in meno, vede dei meccanismi di sviluppo o vede dei meccanismi di distruzione. Quindi un esercizio di attivazione delle antenne, capelli antenne, e generalmente dando queste informazioni che mi sono venute adesso in questo momento, la gente subito riceve un ponte, no? Ah, ho capito, con mio figlio non ho più queste antenne. Non ho più comunicato con lo zio, ho tagliato i ponti con. Ok, ho capito. Quindi con mio Ma quindi si figlio. potrebbe fare un catalogo JIT, si potrebbe proprio vedere tutto il sistema fisiologico e i processi biochimici del corpo, vediamo che cosa non funziona e poi abbiamo un catalogo dove diciamo fegato vuol dire X. Cistite significa un'altra cosa. È così? Sì, in questo contesto, cioè in questa situazione, con questa, facendo queste domande, ecco, per esempio, la persona capisce che, in questo esempio, che non ha contatti con il figlio, quindi questo impulso, ah, con mio figlio, no, non riesco proprio a sentirlo. Allora, già dicendo questo, vedendo questo, si crea qualcosa che ti dà poi a te la possibilità di sviluppare questo catalogo o questa serie di interventi o di terapie e quindi cioè ti apre, poi il cliente ti apre una porta per poterci lavorare. Quindi al momento in cui queste antenne, capelli antenne, per uno sono antenne, per altri sono forza, per altri, per ognuno è qualcosa di diverso, comincio a percorrere una strada. E generalmente la persona si rende conto in questo momento che è possibile in collaborazione con te trasformare e cambiare, perché riceve, ti può aiutare poi, ha capito come. Quindi l'aiuti poi, trovi gli strumenti adatti per la persona, come ricreare queste sue antenne. Probabilmente questa persona anche nel campo del lavoro ha perso contatti con il cliente, con il collega, con, no? Sì, ho capito. È Ecco. bellissimo, sì, molto bello. Quindi, diciamo, chiunque vuole dare una mano, ecco, a persone che sono possedute o hanno delle forme di energie estranee, dovrebbe innanzitutto fare un percorso per sviluppare la propria intuizione. Sei d'accordo? È così? No, questo lo fai tu per la persona, no? Sì, Cioè, questo lo diciamo facciamo l'occhio. noi, perché nel momento in cui facciamo vedere che sappiamo che riceviamo informazioni, poi la persona dice, eh sì, è vero, sì, io posso, io, cioè si aprono queste porte di, cioè l'intuizione, le informazioni precise, spesso in tutte queste terapie alternative non hanno ancora, non sono ancora ufficiali come scienza della salute, perché ancora non diamo proprio tutte le informazioni, la medicina delle informazioni, tutte
tutti gli strumenti alla persona per autoaiutarsi, per autogestirsi, per aiutarti poi e dire: oh, che bello, finalmente trovo, grazie Cristina, adesso facciamo, lavoriamo, sono pronto e io collaboro, no? Quindi, ecco, quindi questa è queste informazioni, questo guardare in un modo preciso sul momento, le cause e sul come si può aiutare il medico, il terapista, queste informazioni precise sono per me la base del successo, che poi se veramente le svilupperemo, io voglio fare formazioni sull'intuizione, su tutti quelli che lavorano nel campo psiche, corpo, mente, eccetera. Poi si creeranno le strutture dove la scienza della salute a tutti i livelli sarà molto precisa perché la gente sa, in ogni caso, non resta nel vuoto, ma riceve queste informazioni chiare. La gente ha, per così dire, del materiale su cui lavorare anche poi in autonomia. Perché vede E uno spiraglio di luce, vede, no? Cioè, si apre uno spiraglio di luce. mettiamo che ci sono dei casi anche gravi, no? Quelli proprio che magari li conosciamo un po' anche, ecco, casi che sono diventati famosi, seguiti magari da padre Amort, dove la persona oramai è portatrice di una quantità di energia estranea, per cui non c'è più, diciamo, questo ragionamento oppure la capacità di seguire le tue intuizioni. Tu hai avuto esperienza dove c'era magari una situazione che tu hai detto non è possibile aiutare questa persona. Esiste questo per te? Ecco, cioè per questo comincio così. Generalmente quando io parlo do le informazioni sul come aiutarsi, vedo già con chi posso lavorare e con chi non posso lavorare. Però generalmente viene solo gente disposta a collaborare, quindi questo problema non ce l'ho. Naturalmente, cioè un'informazione di collaborazione mi serve e questa la possono dare tutti. Cioè, non esiste la persona tanto occupata che non è in grado di, no? Ho lavorato anche con bambini handicappati che avevano questi grandi disturbi, sapevano subito quello che volevo dire e quindi hanno detto: eh sì, vabbè, cominciamo. E poi sono diventati subito. Ecco, naturalmente un piccolo impulso che ci danno, poi naturalmente possiamo cominciare a lavorare, a vedere a livello di, non so, di capelli o di cuore, possiamo cominciare a eliminare o ripulire le anime negative, i demoni, le entità negative a tutti i livelli. E comunque là è interessantissimo di vedere anche, ma l'energia demoniaca come si crea? A livello energetico, come spieghi questa creazione? Oppure che cos'è il demone che possiede la persona? Vabbè, il demone è sempre quello che noi non vogliamo vedere, no? Che noi Quindi non vogliamo vedere. una parte di noi stessa che non vogliamo vedere. Il demone è, se io, l'esempio nelle emozioni, nel campo delle emozioni, io voglio amare e mi blocco, voglio amare e mi blocco, voglio amare e mi blocco. Dopo un certo periodo creo un odio così grande e diventa un demone. Odio, uccido, ferisco, faccio tutto quello che può fare un demone. Creo campi negativi, ma la base del demone
cioè in questo caso, in questo esempio che sto facendo, è l'amore. È un'energia che voleva amare e che non ha avuto il coraggio, ha avuto paura di imparare nella vita. E quindi si è così bloccato che è diventato odio, distruzione. Quindi è qualcosa che nel progetto di Dio, diciamo, qualcosa che si è separato perché l'essere umano in molte situazioni non è disposto a imparare, a trasformarsi, perché appunto la gente non sempre va da Cristine, ma preferisce subire tutte le cose che succedono, e quella non è arte di vita, quella è un suicidio a tutti i livelli, no? E questa creazione del demone o dell'energia demoniaca è una cosa che può abbracciare l'arco temporale di più vite o accade all'interno di un'unica esistenza terrena? Beh, a questi livelli naturalmente di più vite, di centinaia, anche centinaia di migliaia di anni, su situazioni create. Sappiamo che in guerra non so quanti demoni si stanno creando adesso in Libia, in Iraq, in questi paesi. È una fabbrica, no? Di demoni con quello che è successo, con quello che sta succedendo, no? Quindi la gente che non ha più casa, che non ha più famiglia, dove muoiono tutti, chi è che riesce poi a dire: vabbè, io amo lo stesso l'America o Gheddafi, o che so io? Si è in situazioni dove l'odio Ok, ma scoppia. siccome è impossibile per questa gente di amare, cioè nonostante i disastri che gli accadono e le ingiustizie che loro subiscono, allora sembra quasi che sia una cosa programmata oppure voluto che in questo luogo, in questo periodo di tempo, si scatena quel tipo di energia o nasce quel tipo, insomma, di esercito di demoni. È così, secondo te? Ci può essere come anche una provvidenza divina in questa fattispecie di caso? Cioè, come se fosse voluta, no? Che in un paese accade questo, perché alla fine questa gente, no? Che sono persone, famiglie, cioè chiedere a loro che scelgono l'amore invece dell'odio è una cosa che sembra impossibile. Cioè, penso che, diciamo, Dio magari regola queste cose, però in questo campo, se per esempio in Iraq, prendiamo in Iraq perché, o in Siria, la gente ha la libertà di creare demoni o di non crearli. Ed è naturalmente, io posso dirlo adesso, io qui ho la casa, ho la macchina, non mi hanno ucciso nessuno, per me è facile dirlo, però so che in quelle situazioni, cioè chi crea i demoni, sì, li creano per farci imparare, ma siamo sempre noi che li creiamo nel momento in cui non capiamo che abbiamo la possibilità di scelta, di deciderci per la manipolazione o la comprensione, la solidarietà o la non solidarietà. Cioè abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Quindi nel momento in cui non facciamo la scelta che noi vorremmo, si crea il demone che ci ricorda per un anno, cent'anni, 1000 anni di qualcosa che non abbiamo, della scelta, della libertà di scelta che avevamo e che abbiamo anche in questo momento. Però in questo momento la situazione è diventata così tesa, così dura, che abbiamo bisogno di aiuto del tuo, del suo o di qualcuno che sa lavorare poi con queste energie. E
E naturalmente alcune cose sono senz'altro anche vecchie di milioni di anni, no? Sì, mi viene in mente, allora spontaneamente, ad esempio, no, il maestro Ivanov, che è stato in prigione e che alla fine, diciamo, è uscito più luminoso e illuminato di prima. Allora, diciamo, anche lui in questa situazione estremamente, triste e ingiusta, no, della prigione, lui comunque è riuscito a riempire il suo spazio, a non uscire dalla sua energia, a rimanere centrato e farci il meglio. È riuscito a creare l'amore, all'interno di questa prigione, divulgando il suo messaggio. Quindi lui, in questo modo, possiamo dire, in una situazione di rischio, è riuscito a mantenere in sé e evitare l'occupazione. Punto, Questo è un esempio che mi è venuto in mente. quindi anche perché a livello di nel profondo, nel profondo, nel profondo, prendiamo noi anche le decisioni di accettare queste sfide o accettare queste situazioni difficili, poi ci dimentichiamo, no? Però quindi non ci ricordiamo più che abbiamo firmato il contratto, chiediamo la situazione difficile, perché altrimenti poi. Quindi, nel momento in cui viene la situazione difficile, sappiamo che abbiamo possibilità di scelta e, per la mia esperienza, quello che ho sempre visto, ho sempre verificato con i clienti, gli amici o i collaboratori, che in quel momento difficile avevamo sempre la possibilità di scelta e potevamo decidere sia l'uno che l'altro, quindi restare in equilibrio e trasformarsi oppure bloccarsi. E se ci si blocca non è un problema perché prima o poi si torna nella situazione, la risparmi. Hai l'eredità del blocco, l'eredità dell'occupazione, l'eredità dell'esperienza che non hai, dove non hai preso il vantaggio di scoprire queste nuove dimensioni, per esempio di compassione, e quindi questo risparmio ti torna è la possibilità di farlo in Quindi questo momento. possiamo dire che alla fine è sempre una questione di rinunciare a fare una scelta verso il positivo, verso le qualità umane, diciamo quello che caratterizza l'essere umano, ovvero la libertà, scelgo la libertà, scelgo il perdono, scelgo l'amore invece dell'odio, scelgo la lezione, l'evoluzione di affrontare la lezione, diciamo invece è di, diciamo, di chiudermi, di ritirarmi, oppure scelgo l'espansione, scelgo la trasformazione. Possiamo un po', ecco, definirla così, quindi. Ma faccio un esempio magari a livello, un esempio facile, che l'ho fatto in un centro medico dove ho lavorato per circa 10 mesi, questo a livello di scienza della salute, ma l'esempio può. Dunque, c'è la bambina, il padre muore e la madre chiede, stai attenta ai tuoi fratelli e sorelle, no? Io non posso fare in un modo diverso. La bambina può dire, vabbè, oppure dice, sì, lo faccio, però sono contro, no? Ha queste due possibilità. Quindi, quando ho lavorato con questa persona, in questo centro medico, ci siamo resi conto, cioè, sia delle malattie, delle occupazioni che ha creato, reumatismi, asma, c'è tutta una serie di, guardando la sua scheda, un'anamnesi delle sue malattie insieme alla dottoressa che la stava seguendo, no? Quindi, da bambina piccola era cosciente del fatto di poter decidere di aiutare la madre con compassione o sforzandosi.
lavorando con io devo, sforzandosi contro se stessi, però con odio contro i fratelli e le sorelle, contro la madre. E quindi questa sua libertà di decisione crea i fantasmi, crea le occupazioni, crea le malattie, e che sono semplicemente un ricordo: guarda, da bambina avevi questa grande possibilità di sviluppare questa tua capacità umana e l'hai risparmiata. Adesso lo puoi fare. Quindi non c'è nemmeno un Quindi anche giudizio. tutte le malattie sono anche, fanno parte di questo tipo di possessioni. Tutte, tutte o ci sono eccezioni? Ma penso senz'altro ci saranno quelle situazioni, cioè spesso le malattie in generale, cioè c'è qualcosa spesso che a volte che bisogna riparare, no? C'è da riparare o da manipolare il corpo. La medicina non è scienza, ma è scienza per riparare o manipolare il corpo, no? La medicina normale, Convenzionale. tradizionale. Però appunto a livello delle cose veramente serie c'è sempre questo, cioè succede sempre questo a livello delle cose importanti, delle cose serie. Una malattia, un problema è un ricordo, un'ancora, su qualcosa di bello che abbiamo risparmiato e che non abbiamo voluto capire in quel momento, e quindi ci portiamo questo, così, quest'ancora per ricordarci. Però naturalmente il discorso è abbastanza ampio. Noi stiamo facendo questa ricerca sulle malattie ereditarie. Alcune malattie hanno a che fare con gruppi, quindi a livello individuale non si possono risolvere. Per questo ci sono queste malattie incurabili, perché a livello Perché anche individuale. gli antenati vogliono essere guariti insieme alla persona, il Esatto, sistema sì. familiare deve essere guarito. Meno male che esistono le malattie ereditarie, perché altrimenti non ci rendessimo conto che c'è ancora bisogno di sistemare delle cose. Scusami 2 secondi. Prego. Ok. E quindi che strana cosa che comunque nell'arco del tempo la situazione si è costellata attorno alla Chiesa Cattolica che si è data l'esclusiva di liberare i posseduti, no? È curiosa questa cosa che oggi la prima cosa che uno pensa, ecco, quando sente o immagina di avere una possessione, un problema del genere, la prima cosa vado un attimo in parrocchia, anche se non ci sono stata da 10 anni, chiedo un attimo il parroco cosa lui mi consiglia di fare. Secondo te, quando ci sono questo tipo di, diciamo, ecco, di preghiere, ecco, di lavori dove anche più preti insieme cercano di scacciare demoni, avviene qualcosa appunto a livello energetico che momentaneamente magari scaccia via e poi ritorna, o com'è la tua esperienza in questi casi? Funziona o non funziona? Ecco, appunto, questo, i primi anni, quando ho cominciato, avrò lavorato, levato ogni giorno con un mio gruppo di collaboratori 10, 20, 30 occupazioni al giorno. Cioè, con tutti i corsi che Ok. facevo, tutti gli istituti con cui lavoravo, si guardava sempre alle occupazioni. Quindi avevo le mie formule, come, quando, dove. Poi naturalmente ad alcuni era semplicemente ripulire, quindi restava stabile, ad altri invece poi tornavano altre occupazioni. No? E quindi in questo momento ho fatto un po', ho detto, ma fermo un po' il mio lavoro perché voglio capire, no? Ok.
Ok, quindi hai dato come, non so, ti sei dato un tempo per dire, vediamo se ci sono altre possibilità, altri metodi. In questo momento ho capito che devo, per proteggere me e per proteggere l'altro anche, di capire quali sono le cause, perché questo succede, no? Quindi, dopo aver capito come funziona il meccanismo, ho visto che prima di cominciare a lavorare devo chiedere un anticipo al cliente, quindi dirgli sei disposto a collaborare con, perché questo è quello che tu potresti dare, questo è il contratto. Quindi se il cliente è disposto a collaborare, ad aiutare se stesso, a capire i meccanismi, a non restare in questa, in questo essere, in questa impotenza, In allora passività. in attività, allora ci lavoro, altrimenti no. E quello che fa la Chiesa, cioè tutti questi simboli, questo lavoro di magia per levare le occupazioni, cioè è sempre, cioè io lo dico, è un abuso, perché la magia per me non è magia vera, quello che fa la Chiesa non è magia pulita, perché la persona non viene coinvolta nel Sì. E processo di riconoscimento. come rimanere, diciamo, sullo stesso piano evolutivo dove è stata fatta magari la fattura, come è stata attratta, così diciamo sullo stesso livello si svolge anche poi la magia della Chiesa per Esatto. liberare le persone. Allora non c'è, diciamo, evoluzione per Esatto. la singola persona. Quindi tutto Questo il... è fondamentale. Questo forse è il messaggio più importante che Sì. comunque vale la pena divulgare anche stasera alle persone, perché è una cosa che veramente ci pensano in pochi. Perché la paura in quei momenti prevale, allora la gente corre subito per farsi aiutare da un'altra persona, per farsi liberare da un altro. Comunque, naturalmente, spesso quando si è in situazioni difficili, allora si aiuta, si libera, no? Questo si può fare. Però, appunto, sono diventato molto, molto disciplinato, nel senso che io ti servo e non abuso di te. Se non devo abusare di te, devo dirti, devo darti delle informazioni e devo farti render conto di come funziona. In questo momento, quando io ti levo le occupazioni, levo, faccio, eccetera, eccetera, lo faccio e ti ho dato dignità, ti ho dato rispetto, ti metto allo stesso livello mio, perché a livello di informazioni, e ti servo in questo, non sono al di sopra di te. Non sono il grande, perché sono tecniche che si imparano, o seguendo una serie di, che possono fare, possono utilizzare tutti. Quindi ho, diciamo, la coscienza nel senso a posto, nel senso di non aver, diciamo, abusato. Io uso questi termini perché l'ho fatto per 7-8 anni, ho lavorato così, quindi quando mi sono poi reso conto, ho preso la decisione di usare il termine di abuso se levo non spiegando, oppure se levo se la persona non è pronta a cambiare. Però naturalmente lo si può fare lo stesso, lo faccio ancora spesso, no? Quando è necessario. È come fare un'operazione, vabbè, ti faccio l'operazione, poi il dolore ti va, andrà da un'altra parte, però va anche bene. Oppure non so, si può fare magari anche dopo, metti che, non so, come uno può avere l'appendicite, allora dico, vabbè, adesso innanzitutto ti opero e poi dopo vediamo insieme come mai ti sei ammalato proprio in questa parte del tuo corpo. È possibile anche fare una roba del genere? È importantissimo. Dopo le operazioni è importantissimo lavorare a livello
biogenetica. E si può, perché altrimenti naturalmente bisogna spesso ricreare l'organo, bisogna... un esempio, naturalmente nella medicina sportiva, no? Per gli sportivi, per i grandi atleti, l'operazione funziona, però non riescono più a utilizzare, no? Lavorandoci dopo l'operazione, riescono a utilizzare quello che era stato bloccato, e quindi il lavoro dopo l'operazione è ancora più importante. Una cosa che stasera mi preme un pochettino. Ti ho sentito parlare in altra sede, no, delle occupazioni più importanti che avvengono in questo momento a livello di paesi, e parlavi della corona britannica, degli Stati Uniti, però diciamo anche qui in Italia comunque possiamo vedere chiaramente che per forza c'è in atto una o più sorti di occupazione o di possessione. L'Italia in passato era un paese estremamente vigoroso dal punto di vista artistico, no? Aveva una cultura incredibile, se pensiamo soltanto, diciamo, a tutti i beni culturali che abbiamo qui in questa terra. Come può il popolo italiano risorgere a questa occupazione? Basta dedicarsi di più alle arti? O che cos'è ai tuoi occhi, tu che magari con la tua intuizione puoi adesso contemplare l'Italia, questo paese? Cosa avverti? Che cosa c'è da fare maggiormente per poter fare i primi passi verso la liberazione del governo e dell'economia? Ecco, guardando adesso in questo momento, vedo che è stato a livello di campo magnetico sull'Italia hanno distrutto tutto, no? Quindi vedo possibile creare in alcune zone dei centri, delle scuole mistiche, come quella di Pitagora, come quella di... cioè, di creare delle università libere e dove tutti insegnano e tutti imparano, tutti sono maestri, tutti sono scolari, quindi una serie di 7-8 scuole mistiche libere, università, come sono quelle che poi hanno creato la scienza, quella di Alessandria, di Atene, sono le scuole mistiche dove c'erano veramente i saggi, no? Non i mafiosi del sapere, no? Lì c'era libertà. Allora, questi io sto guardando adesso, Va bene, vai. e poi dopo aver fatto questo, insieme si può fare un'anamnesi delle ultime occupazioni e delle cause, una delle cause principali che hanno creato questa serie di occupazioni. Noi avevamo cominciato a vedere che una delle cause principali, cioè il centro dove, che ha permesso poi, vicino Torino, ha a che fare anche con il re. Ci avevamo già visto in un modo cosa è successo in determinate situazioni dove si sono aperte, abbiamo aperte queste porte, no? Quindi tempo addietro. Sì, quindi farei un'anamnesi, la storia delle occupazioni, come è successo, chi ha collaborato, perché, cosa, in cosa non siamo stati attenti, quali tipi di occupazioni. Lo farei sempre con un gruppo di persone a livello intuitivo. Si guarda adesso, no?
Lo possiamo Ok. fare. Allora sì, io ti propongo di avviare questo tipo di ricerca e di fare un gruppo italiano dove iniziamo a fare questa analisi e cerchiamo un attimo di vedere dove iniziare a poter smuovere l'energia stagnante, l'energia che si è inserita in una sede dove non deve Comunque, le nuove energie cristalline, cioè c'è senz'altro un gruppo di persone che possono installare i nuovi cristalli per la nostra nuovo tipo di comunicazione in Italia. Cioè, ci sono una serie di cose che possiamo fare per ricreare queste strutture dove si torna di nuovo a respirare, a vivere l'arte, ad essere. Io guardo ogni tanto questi vecchi film italiani la sera, poi quando ho finito tutto, che sia Totò o altri, dove si vedeva un po' questa bellissima arte di vita, di creazione, di intelligenza, di genio, quindi capisco, vorrei anch'io e sono pronto a collaborare a tutti i livelli. Ah, grazie. Grazie. Io approfitterò della tua collaborazione per cercare di fare qualcosa perché tutti sanno che siamo arrivati un po' a dei livelli veramente critici, che la qualità della vita sta iniziando veramente a soffrire tanto, tanto, tanto. Ma io creerei in ogni luogo, cioè io creerei un nuovo governo a livello di coscienza, no? Creare un livello a livello di coscienza significa lavorare insieme, io per te, tu per me, e capire, per esempio, cosa farà il nuovo ministro della salute. Sì. Cioè sviluppare queste cose, dire le cose in un modo molto chiaro. Cos'è l'istruzione? Cos'è la salute? Non lo si sta facendo. Quindi creare lo sviluppo di saper dire veramente cosa intendiamo per scienza della salute, quando l'abbiamo fatto, l'accetteranno tutti. Quando lo faremo veramente a livello di governo di coscienza, dove veramente senza a livello intuitivo, senza nessun disturbo, senza nessuna. Se ci mettiamo, ci incontriamo e lo facciamo a questi alti livelli di intelligenza, dove tutti sono maestri, tutti sono scolari, ognuno cosciente del proprio ministero, della propria competenza. Per questo amo le conferenze, perché nelle conferenze, dopo 5-10 maestri, maestre. Dopo 4-5 ore è possibile capire nuove cose. Sì, che innanzitutto deve essere dentro di noi una visione di qualcosa di nuovo. Dobbiamo sapere cosa vogliamo, in che direzione vogliamo andare, perché adesso c'è una passività incredibile qua, diciamo, la gente ha smesso di Sì. votare, boh, è troppo passivo, quindi innanzitutto dobbiamo vedere dentro di noi che cosa vogliamo e come vogliamo vivere questo paese, che governo vorremmo avere, insomma, da lì partire. Ma io ho lavorato 23 anni al Consolato d'Italia di Friburgo, no? Per gli emigrati, no? E adesso qui c'è un gruppo di Lipsia, italiani a Lipsia, e arriva continuamente gente fantastica dall'Italia. Posso lavorare? Dove posso lavare i piatti? C'è un posto per me? Cioè, mi rende un po', dico, mamma mia, sto bel Sì, ma paese. i professionisti più brillanti da qualche anno se ne stanno andando via e ecco, diciamo ci si impoverisce.
Io ho un'altra percezione perché trovo la situazione anche estremamente fertile. Io mi presento sempre non so, ho un'intuizione estremamente positiva nonostante tutto, che è una cosa un po' inspiegabile dal scenario che vediamo. Però io mi sento, sì, mi sento un po' come nell'occhio del ciclone e ho proprio voglia, ecco, di vedere che cosa si può fare di questa situazione, perché comunque è un bellissimo paese, anche se è un po' semidistrutto, però adesso ho la sensazione che siamo ancora in tempo. Sì, sempre, possiamo sempre. Appunto, fa piacere che lo dici perché io sono sempre alla ricerca di chi vuole creare queste nuove scuole mistiche. E quindi se me lo proponi sono contentissimo. Va bene, E ok, ti adesso è arrivata di aspettiamo. nuovo un'onda di telespettatori. Ogni tanto arrivano onde. Ok, allora, potremmo continuare a parlare ancora per delle ore se fosse per me, però anch'io ho la sensazione che abbiamo fatto già una cosa tonda e se sei d'accordo, eventualmente possiamo dire in base un po' anche al feedback, a quello che ci viene, possiamo anche valutare di fare un'ulteriore puntata. Però diciamo, per adesso sento che è sufficiente così. E ovviamente io ti ringrazio tantissimo per il tempo che hai dedicato a questo tema affascinante e particolare. Quindi, se vuoi ancora salutare, dire qualcosa a chi ci sta guardando. Bene, possiamo continuare l'occupazione della Germania, con questi temi possiamo fare delle nuove trasmissioni. Comunque, questa ripresa adesso la caricherò, in un'ora sarà pronta, poi la caricherò su Facebook, su YouTube, quindi date queste informazioni e potete scrivere sia sul chat adesso che è aperto, sia su Facebook, abbiamo diversi gruppi italiani anche. O scrivete una email, poi aggiungerò tutti i vostri commenti, tutti i vostri link che ci manderete, tutto quello che volete, l'aggiungerò a questa pagina che abbiamo nel nostro archivio, dove scriviamo sempre tutti i commenti. Ecco, in Okay. questa Chi pagina dell'archivio. si è sentito ispirato? Chi quando poi clicca il video, ma anche magari dopo questa puntata si sente chiamato a collaborare a un lavoro del genere, ma si faccia pure avanti. Bene, grazie Cristina. Alla Grazie mille a te. Allora, alla prossima. prossima. Ciao. Ciao! Bene, in questo canale ci sono trasmissioni anche soprattutto in tedesco, abbiamo però un canale italiano. Guardate un po', navigate un po', poi troverete le altre informazioni. Git.it.tv. Ciao.